e convegno Agenda Digitale per i Tecnici Installatori, organizzato dalle associazioni degli impiantisti di CNA e Confartigianato, ha posto l'accento sull'attuale quadro normativo europeo di riferimento per gli antennisti e i tecnici installatori. Focus del meeting, le certificazioni di conformità necessarie, in particolar modo nell'ambito degli edifici con impianti fotovoltaici, e le problematiche tecniche sulla tecnologia wireless a banda larga, designate per supportare l'accesso a internet di apparecchi mobili come smartphone e tablet. Tra gli argomenti emersi nell'incontro, la necessità di un percorso formativo continuativo, come ci ha spiegato il Presidente Nazionale Confartigianato Installazioni Impianti, Luciano Mattozzi. E in ogni convegno, in ogni incontro, sottolineavo l'aspetto che se l'antennista, fra virgolette, non ampliava gli spazi della sua conoscenza e quindi non si limitava a portare il suo segnale nel televisore, ma lo doveva cominciare a portare nei computer, e quindi se non entrava nell'ordine di idee di imparare a lavorare con i computer, avrebbe smesso di lavorare. E quindi da allora dicevo che l'elemento fondamentale per rimanere sul mercato era la formazione e l'informazione. Oggi questa cosa è diventata di fondamentale importanza. Queste problematiche loro le possono risolvere soltanto se continuamente, tutti i giorni, si occupano di formazione e di informazione, ma non c'è bisogno che vanno in giro per le varie scuole, anche se ce ne sono di importanti, sono presenti anche qui, IPLAB, Renner, Eurosatellite, SDS, ce n'è per tutti, ma basta leggere, basta andare su internet e leggere lì le informazioni che le stesse associazioni di categoria, la stessa Confartigianato che io rappresento, mettono in campo corsi di aggiornamento professionale per le aziende, per i titolari delle aziende artigiane, perché in tutti i mestieri, non solo nel nostro, la formazione è un elemento fondamentale. Il mercato si aggredisce con professionalità. Sempre durante il convegno si è parlato anche delle nuove frontiere della televisione digitale, sempre più interconnessa con internet. Un aspetto questo illustrato da Vito Di Marco dell'ufficio presidenza DigiTV, nuovo standard proposto per la TV broadcast. Il prossimo 4 luglio, con lo spegnimento del segnale TV analogico a Palermo, si concluderà un processo iniziato nel 2007. Tutta la TV italiana è digitale. E in realtà non è la fine di un processo tecnologico, ma è l'inizio di una fase di cambiamento e di evoluzione della TV italiana. In questi 4 anni di passaggio nelle varie regioni italiane i cittadini italiani hanno già potuto assaporare come cambia in meglio la TV italiana, con una maggiore offerta, con diversi canali, con nuovi servizi. Con la conclusione del passaggio, tutto questo scenario continuerà ad evolversi. Alcuni cambiamenti li conosciamo già, molti altri cambiamenti che ci saranno nei prossimi anni oggi non sono neanche immaginati o pensati. Sappiamo che nei prossimi anni sulla parte di spettro frequenziale ci sarà un assottigliamento delle frequenze disponibili per la TV, e quindi serviranno nuovi sistemi di compressione del segnale, e quindi si introdurrà nei prossimi anni il nuovo standard T2. Sappiamo che, ed è ormai già realtà, anche se non è ancora esplosa, l'ibridazione tra la TV e la rete. Grazie ai nuovi televisori Smart TV collegati alla banda larga, oggi i principali broadcaster italiani, Rai, Mediaset, La 7, offrono già dei servizi over the top TV, cioè dei servizi di TV on demand o di ricerca dei contenuti a proprio piacimento. Questa sarà molto probabilmente una delle evoluzioni, delle grandi evoluzioni che la TV digitale porta con sé. Quindi il cittadino, l'utente italiano deve abituarsi all'idea che il televisore non è più un elettrodomestico statico, che non cambia nei decenni, è invece un elettrodomestico che cambierà sempre di più, che si arricchirà di nuove funzioni, di nuovi contenuti, e che ovviamente richiederà anche alcune operazioni di manutenzione, tra virgolette, cioè come la sintonizzazione, che andrà fatta, se non la fa automaticamente, andrà fatta
più volte perché si accendono e si spengono sempre nuovi canali e nuove offerte.